Rieccoci, bentornati sempre in salotto, sempre con Pomeriggio 216, ultimo atto del nostro venerdì insieme e anche ovviamente della nostra settimana insieme. Siamo con Silvia Colizzi, psicologa clinica per Nasce, Cresce, Impara. Bentornata. Ciao Valentina, Silvia. Ciao a tutti gli amici. Oggi parliamo dei disturbi del sonno in età ovviamente evolutiva, ma soprattutto capiamo anche i disturbi che un cattivo sonno provoca al bambino, poi all'adolescente, poi in generale insomma all'essere umano. Ma prima io direi partiamo dall'inizio, capiamo come funziona il sonno e soprattutto trasportiamoci per un attimo, abbiamo fatto un viaggio nei sapori, adesso facciamo un viaggio nel nostro cervello mentre dorme. Come funziona? Cosa succede? Facciamo un viaggio nel rilassamento, no? Ne abbiamo bisogno tutti. Sì. Allora, sicuramente ho scelto di parlare anche di questo argomento dopo il cibo, il bere, i vari vizi anche. Anche se si le vuole, varie devianze, diciamo, dell'adolescente. In questo caso parliamo di un'attività molto fisiologica, un bisogno di base che è quello di dormire. È molto affascinante il mondo del sonno perché il cervello durante il sonno funziona in maniera completamente diversa dalla veglia, cioè si producono delle onde elettromagnetiche diverse rispetto a quelle che abbiamo nel momento in cui siamo attivi. Quando siamo molto attivi le onde prevalenti sono onde molto rapide, frequenti, che sono le onde beta, mentre quando iniziamo a rilassarci, ad esempio quando siamo in uno stato di rilassamento, di meditazione o anche nelle varie attività immaginative, iniziamo a produrre onde più lente, più ampie, che sono le onde alfa. Piano piano queste onde rallentano, si chiamano onde teta e onde delta, quindi onde che ci portano verso un rilassamento sempre più profondo sia del corpo, quindi la muscolatura si rilassa, il battito cardiaco decelera, la respirazione diminuisce, diventa più lenta e ci permette di entrare in un sonno veramente profondo. Queste sono le prime quattro fasi del cosiddetto sonno non REM, che è un sonno dove noi non facciamo sogni. Quindi siamo solo, ci stiamo rilassando e riposando. Dopo si attiva subito una fase del sonno che è chiamata sonno REM, dall'inglese Rapid Eyes Movement, dove ci sono dei movimenti oculari molto rapidi, che stanno a significare che il cervello si riattiva nelle aree della corteccia. Perché? Perché in questa fase si devono consolidare i ricordi, la nostra mente ci riporta a vivere delle cose che abbiamo visto durante la giornata e sogniamo fondamentalmente. Ogni ciclo del sonno dura circa 90 minuti e in una notte, per poter riposare davvero, dovremmo avere almeno 4-5 cicli del sonno. Se questo non accade, magari al mattino non siamo proprio così freschi, così lucidi. Ecco, ma come dormono i ragazzi oggi? Perché tra l'altro stavo guardando le immagini che tu ci hai preparato, c'era un bambino davanti alla televisione, forse non è proprio il massimo. No, sicuramente. Allora, dalle statistiche risulta che negli ultimi 20-30 anni i bambini e i ragazzi dormono circa 2 ore in meno a notte e questo è un dato molto significativo. Inoltre, da dati clinici risulta che circa il 35-40% dei ragazzi hanno avuto delle difficoltà del sonno, dei disturbi, chiamiamoli disturbi, poi a volte non sono proprio disturbi, ma sono comunque difficoltà del sonno. Possiamo fare un'ipotesi, sicuramente i ritmi molto più veloci, più stressanti a cui sono soggetti sia i bambini sia i ragazzi al giorno d'oggi rispetto a quelli magari anche solo ai miei, non so, che ti faccio sempre la battuta come se fossi... Come se fossi vintage, Silvia, no? Però oggi vedo anche i miei clienti giovani che hanno molti più compiti, sono sollecitati da molte più attività extrascolastiche, spesso queste attività finiscono tardi, ci si porta la sera tardi a fare i compiti, molto spesso anche i genitori che cercano di stare dietro a tutto quello che il ragazzo deve fare diventano un po' matti, no? Rispetto a queste varie incombenze. Si portano anche alle attività come la cena, magari in un orario un po' più tardi la sera. Tutto questo non va molto bene, diciamo subito perché. Se mangiamo tardi, sicuramente il nostro corpo è impegnato alla digestione, non è impegnato a attività volte al rilassamento. Se studiamo, facciamo i compiti tardi o facciamo anche attività motoria tardi, rimaniamo iperattivati, quindi ragazzi che non riescono a rilassarsi perché continuano a macinare pensieri, anche il
il proprio corpo. Insomma, mi hanno sempre spiegato che insomma, bisognerebbe fare addirittura una cena da povero, perché poi il corpo pian piano si deve spegnere, quindi anche fare appunto attività fisica la sera oppure mangiare molto. Questo vale anche sera. Per l'adulto sicuramente, assolutamente. Poi immaginiamo questi ragazzi che appunto tornano tardi, fanno i compiti, mangiano tardi e poi magari si mettono anche davanti ai videogiochi o a chattare o sui social, e quindi oltre a tutte le varie onde elettroniche che ricevono dai vari dispositivi elettrici, appunto i telefoni, i tablet, la TV, poi rimangono proprio attivati, e un cervello così attivato fa molta fatica a rilassarsi. Quindi all'interno di quello che non si deve fare do anche il consiglio su cosa si deve fare. Generalmente cenare un po' presto, non utilizzare, perlomeno visto che non è proprio possibile toglierglieli dopo sera, non utilizzare tutti i dispositivi elettronici un'ora prima di addormentarsi. Questo è il minimo, consiglio minimo che possiamo dare, realistico. Ecco. Proviamoci quantomeno. Proviamo. Senti, vorrei anche parlare con te del modo in cui questi fattori influiscono sul nostro sonno e soprattutto poi degli effetti che possono avere, perché ci sono anche una sorta di patologie legate al sonno, sono proprio dei disturbi che sono stati sicuramente riconosciuti. Sì, assolutamente. Nel DSM, che è il manuale statistico dei disturbi mentali, c'è proprio un capitolo dedicato ai disturbi del sonno. Li chiamano disturbi anche se non sono vere psicopatologie, nel senso che se non sono così pesanti possono capitare a tutti nel corso della vita. Innanzitutto abbiamo le dissonnie, che sono delle alterazioni della durata di questi cicli di cui ti parlavo prima, e magari anche della durata globale del sonno. Quindi abbiamo le insonnie, tipicamente, banalmente, il giovane fa fatica a addormentarsi, mentre magari la persona più adulta o più anziana si sveglia troppo presto al mattino e non riesce più a riaddormentarsi, quindi notti di poco riposanti. Abbiamo poi le ipersonnie, cioè il tendere a dormire molto di più, questo è molto tipico dell'adolescente, che però bisogna anche dire come mai, magari va tardi a dormire, recupera il sonno nel weekend e a volte sembra che la sua vita il mattino lo vorrebbe passare sempre a letto a riposare. E poi abbiamo il mondo delle parassonnie, che è un mondo un po' particolare, vorrei dedicare un paio di minuti a questi disturbi perché sono anche un po' affascinanti. E anche un po' sconosciuti, direi. E anche un po' sconosciuti. Le parassonnie sono dei fenomeni abnormi della psiche che capitano durante sia la fase non REM, quella dove non si sogna, sia la fase REM. Ad esempio abbiamo i disturbi comportamentali del sonno REM. Prima di tutto bisogna dire che durante il sonno REM la muscolatura è completamente bloccata, altrimenti noi se facciamo un sogno particolare potremmo mettere in atto quello che stiamo sognando. Ad esempio io sto sognando di discutere con una persona, di litigare, e potrei nel sonno dare un pugno a questa persona o urlare, no, di fronte a questa persona. E farlo, diciamo, e fisicamente. Farlo davvero. In questo caso può capitare che appunto si perde un po' la tonia della muscolatura e quindi la persona mette in atto il movimento. Che sono quegli scatti che a volte succedono. Brava, gli scatti. A me succede spesso, devo iniziare a preoccuparmi, Silvia. No, assolutamente. Finché sono non tiro normali, un pugno a qualcuno. Sono normali, sono fenomeni benigni, ecco. Oppure anche urlare, cioè una persona urla nel sonno perché ha sognato di urlare, quindi si ripresenta nella realtà quello che c'era nel sonno. Al limite più assurdo però capita, soprattutto in età evolutiva, abbiamo il sonnambulismo, che è invece un disturbo che, nel quale capita il sonno non REM quando la muscolatura è solo rilassata, non è bloccata, e quindi la persona potrebbe addirittura arrivare a alzarsi, sedersi sul letto, camminare o fare gesti che possono essere più o meno finalizzati a dei bisogni, ad esempio aprire il frigo, bere, tornare a letto e non ricordarsi nulla al mattino dopo. Sicuramente se si ripetono, e soprattutto in questo caso sono i genitori che vedono magari questi fenomeni strani, cosa fanno? Tendono a svegliare il ragazzo, scuoterlo e dire spaventati, svegliati. È sconsigliato svegliare la persona in una fase di sonnambulismo, è molto meglio portarlo a letto, rassicurarlo, far sì che si riesca a riaddormentare completamente. Eventualmente, se questi fenomeni sono frequenti, indagarne sicuramente la causa. Le cause generalmente possono essere o un periodo molto stressante, un periodo dove si è pieni di pensieri, questo capita anche agli adolescenti, oppure avere tutte quelle stimolazioni di cui parlavo prima che portano le varie fasi del sonno ad alterarsi.
quindi anziché passare dalle quattro fasi non REM alla fase REM, magari passa in maniera alterata a fasi che non devono attivarsi in quel momento, e di conseguenza anche delle aree del cervello che non si devono attivare si attivano. Quindi, ad esempio, se si attiva la corteccia motoria, potremmo appunto fare un movimento anziché non essere completamente bloccati. Oppure se si attiva l'area limbica potremmo provare emozioni molto importanti, spaventarci nel sonno. L'ultima cosa delle parassonnie sono il panico notturno, il pavor nocturnus, detto così in clinica, quando per esempio il genitore trova il bambino che è sudato, tachicardico, magari urla nel sonno, sveglia i genitori, loro si spaventano, corrono e gli dicono: guarda, stai facendo un brutto sogno, non ti preoccupare, ma sembra che il bambino non risponda, perché in realtà sta ancora dormendo. Quindi anche lì non svegliare il bambino, ma magari dargli un oggetto consolatorio che può essere un peluche, una bambola, se è piccolo, se no parlargli con un tono rassicurante, molto probabilmente si riaddormenterà, il mattino dopo non ricorderà nulla. Quindi non sono fenomeni patologici, sono però cose che spaventano, perché noi adulti non ce ne ricordiamo più, però da piccoli pare che il 40-50% delle persone abbiano avuto almeno un episodio o di, non di sonnambulismo, o di panico notturno, o di mettere in atto il nostro sonno, oppure di quelli che erano chiamate le paralisi notturne. Quindi dove nulla di troppo preoccupante, possiamo riassumere. Non è preoccupante, modo. Sì. Sono, ecco, molto particolari. Siccome ho ancora davvero un minuto, Silvia, un ultimo consiglio, certo, che possiamo dare soprattutto ai genitori che ci seguono e che seguono con affetto la nostra rubrica. Sì, sicuramente se i fenomeni si ripetono, parlarne col pediatra innanzitutto se è un bambino, eventualmente con il neuropsichiatra infantile, perché comunque con un'anamnesi molto dettagliata di quelli che sono gli episodi potrà capire qual è la causa. Se la causa è di tipo organico, ad esempio, potrebbe valutare meglio se ci sono disturbi respiratori, apnee del sonno. In questo caso è l'otorino-laringoiatra che poi farà delle altre verifiche. E se invece è un disturbo più sul piano psicologico, come sempre dico, un controllo con una valutazione di uno psicologo è la cosa migliore, perché magari si cerca di portare il bambino a stare più tranquillo durante la giornata e possono risolvere anche tutti questi problemi nel sonno. E creargli ovviamente una serenità, che questo penso sia fondamentale. Ti ringrazio, Silvia, anche grazie per quest'altro te, intervento. Nasce, cresce, impara, torna ovviamente venerdì prossimo, pomeriggio 216, l'appuntamento è rinnovato a martedì con Barbara Caramelli dalle 17.30 alle 19. Io tornerò invece mercoledì, il nostro appuntamento anche questa settimana termina qui. Ringrazio la nostra Roberta Imberti in regia, ringrazio Gloria Maffi che direttamente dal Parco Goesis di Bergamo ci ha raccontato in maniera eccellente le prime, insomma, sensazioni, anche i primi gusti e le prime delizie di questo Bergamo Street Food Festival, che mi raccomando ci terrà compagnia nella nostra bella città fino a domenica, quindi tante le occasioni per andare a assaggiare il cibo di strada dal mondo. Ma io vi aspetto anche domani sera in prima serata alle 21 quando Noi Siamo Qui, il viaggio sul territorio. Vi svelo subito, saremo nella bassa bergamasca orientale, ma non vi dico altro perché dovrete seguirci in questo nuovo itinerario tutto in salsa bergamasca, e vi auguro un buon proseguimento di serata con tutti i nostri programmi e soprattutto un buon weekend. Ciao!